Siamo a Feletto, una giornata magica, si vive la magia in piazza, siamo con la prima cittadina, Cristina Ferrero, con lei, sindaco, chiediamo appunto di questo evento, quanto lavoro c'è stato e quanta emozione anche per portare i felettesi in piazza. Buongiorno, innanzitutto. Allora, purtroppo è un paese che per un po' di tempo, come altri, per i motivi che ormai si sanno, è rimasto fermo e oltretutto non abbiamo una proloco, quindi si è fatto carico l'amministrazione per organizzare una giornata natalizia. Lo scopo è quello di regalare alle famiglie un po' di serenità, questo è il nostro obiettivo. Ovviamente non è stato facile, non avendo associazioni alle spalle di supporto. Devo ringraziare tantissimo il mio assessore Gloria Tolone, che si è impegnata tantissimo nel cercare di organizzarlo, e le insegnanti che a scuola hanno fatto preparare dei canti ai bambini con il maestro di musica Morando, e insomma con tutta questa collaborazione siamo riusciti a organizzare questa giornata. Una giornata che porta in piazza, una bella giornata anche salutata da un caldo sole, porta sì grandi che i piccini, quindi la dimostrazione che si può cercare di organizzare qualcosa per tutti. Soprattutto si può organizzare senza dover spendere chissà quali importi, quali somme, visto che eravamo un po' ristretti, ma la cosa importante è la voglia di esserci, la voglia di partecipare. Ringraziamo anche l'associazione Enti ed Eventi, che si è resa disponibile a portare questi gufi, a queste civette per la gioia dei bimbi. Ecco. Sindaco, giustamente prima sottolineavo quanto è stato importante e quanto è importante il lavoro di squadra da parte dell'amministrazione. È fondamentale. Il mio mandato è stato basato proprio sulla collaborazione e sulla squadra, e questo continuiamo a fare. Un grazie sincero a parte l'assessore, al vice sindaco, a tutti i miei consiglieri, perché sono sempre molto presenti. In qualsiasi cosa dobbiamo attivarci, ho una squadra. Infine, appunto, un momento di gioia, anche un periodo non facile. Non facile in generale, ma anche per chi amministra un paese come Feletto, ma in generale perché diventa sempre più difficile con tutte le difficoltà anche a livello di tasse che aumentano e situazioni in cui le famiglie non arrivano a fine mese. Infatti è stato proprio un po' un mettersi in gioco, cercare di non avere degli importi grandi da dedicare solo a una manifestazione, bensì la volontà di fare con le proprie forze, con le proprie risorse. Un grazie anche ai commercianti che hanno voluto partecipare, che cominciano a partecipare, ai proprietari di queste bancarelle che anche all'ultimo si sono resi disponibili, per cui c'è stata proprio la voglia di fare, di esserci.